Questa notte la guerra è arrivata in Europa. Bisogna che ci riflettiamo tutti, perché davvero la guerra cambierà tutta la nostra vita. Non ci saranno più manifestazioni come queste ce l'hanno ancora lasciata fare, ma la nostra vita sarà fatta di passaggi attraverso il metal detector per verificare se siamo puliti. Non illudiamoci, la guerra era in Siria, adesso è andata a Parigi, cioè è andata in tutta Europa. Dovremmo essere tutti consapevoli che tutto si tiene. Per esempio, si tiene la banda di lanzichenecchi che ha occupato il Parlamento italiano e ci sta portando via la Costituzione. Avremo contro tutte le televisioni, avremo contro tutti i giornali, perché questi lanzichenecchi hanno in mano tutta l'informazione. Bravo. Questo è quello che dobbiamo sapere. Non bisogna avere paura. L'unico modo possibile per difenderci è non avere paura. Dire loro che noi ci siamo e che non ci potranno portare via i nostri diritti, la nostra libertà, la nostra possibilità di incidere sul futuro del paese, perché ci difenderemo. Ci difenderemo in tutti i modi. Loro ogni giorno parlano a 30-40 milioni di italiani. Ieri sera io ho assistito tutta la notte al festival dell'imbecillità. I commentatori che raccontavano quello che stava succedendo a Parigi e milioni di persone stavano guardandoli, ed era tutta gente che non sapeva dire altro che è cominciato l'11 settembre di Parigi, è l'11 di settembre della Francia. E come possono commentare questi coglioni se non hanno capito che cos'è l'11 di settembre dell'11, quello vero, quello di Washington del 2001? Che cosa possono dire? Questa gente ci racconta solo bugie. Sono gli stessi uomini che siedono nel Parlamento, sono gli stessi uomini che siedono nel governo, sono la stessa banda che ci ha ucciso i magistrati e che ci sta portando via la democrazia. Io sono convinto che voi siete la prova che c'è in Italia una grande quantità di persone che non sono morte intellettualmente, che sono vive, che vogliono difendersi e vogliono vivere. Siamo in guerra. E questo è il punto, e bisogna che ci attrezziamo per vincerla questa guerra.